Non sbirciare. No, no, sto tenendo gli occhi chiusi. Ancora più vicino. Ok, fermo. Sei pronta? 1, 2, 3. Ma cos'è? Ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se anche voi per Natale volete ricevere un regalo. Sì, che giorno è oggi? È mercoledì 22 dicembre 2021. Ebbene sì, ho deciso di registrare questo video proprio il 22 dicembre perché secondo me c'è qualcosa che non sapete. Tutti sanno che giorno è San Giuseppe, San Francesco, San Giovanni. Ma quando è Sanremo? Ve lo dico io. E non preoccupatevi perché non è il giorno del Festival della Canzone Italiana. Non c'entra proprio niente. Come potete vedere, l'onomastico viene festeggiato il 22 dicembre in ricordo di San Romolo, detto Remo. Come il 22 dicembre è proprio oggi, lasciate un bel mi piace per il mio onomastico. E sotto nei commenti a tutti quelli che mi faranno gli auguri lascerò un cuoricino. Fermi un attimo, però questo video uscirà il 24 dicembre, che sarà proprio la vigilia di Natale. Quindi adesso sono anche io che devo farvi gli auguri. Buona vigilia, passate soprattutto un bellissimo Natale. Parlando proprio di regali, oggi sto registrando questo video perché devo fargliene una ad Elena. E voglio anche regalarle qualcosa di carino. Però allo stesso tempo, prima di farle il regalo, voglio fargli anche uno scherzo. E ho deciso di realizzarlo insieme a mio padre, così per almeno una volta lo aiuto. E finalmente ci riuscirà anche lui a portare qualche scherzo. Come ho detto in precedenza, prima del regalo vero, farò finta di regalare a mia sorella Elena un regalo super gigante. Al suo interno penserà di trovare qualcosa di stupendo. In realtà non ci troverà un bel niente. Lei ci rimarrà male, perciò alla fine gli darò il vero regalo. Oh, eccoci qui ragazzi, sto andando a comprare il regalo a Elena, non so ancora cosa comprarle. Dirigiamoci in negozio e li scegliamo. Siamo quasi arrivati al negozio e intanto sto sempre pensando a cosa posso comprarle. Il vostro Remo Natale è ritornato e vi faccio vedere quel che ho preso. Ovviamente parliamo del regalo vero perché oggi sarà lo scherzo come ho detto all'inizio. Le carte regalo, dei fiocchi, una bella Polaroid. Non possono mancare anche le cartucce. Papà, sei pronto a portare lo scherzo a Elena grazie al mio aiuto? Ma che dici, io ce la facevo anche da solo. Oh, ma no. Guarda, qui abbiamo già portato il pacco del regalo gigante che adesso creeremo. E da solo non ce la facevi a crearlo, papà. Detto, è semplice. Crediti, se lo alziamo prima così e poi chiudiamo queste parti. Ma è incastro, non lo devi incollare. Poi li mettiamo dello scotch. Sembra grande questo regalo che quando gigante. Vedrà Elena. Sarà che il regalo sarà grande. Faremo finta che le abbiamo regalato un motorino. Anche una macchina. Chiudiamo anche qui. Adesso per chiudere la parte di sotto devo girarlo. Ecco così. Elena non dovrà trovarci niente dentro al regalo. Solo per tenerlo fermo metteremo delle cose inutili. Lo riempiamo di cartacce. Che ne dici? Guarda, li riempiamo con queste. Bravissimo, le delle sedie. Tutte lì dentro cosa si trova? Ora vedrai. Comincio a mettere la prima sedia. Le sedie. Entra. Entrano. Ecco già qui la prima sedia. Papà. Bravissimo. Ah, abbiamo detto che li mettiamo un motorino, giusto? Sì, un motorino li dobbiamo mettere. Ma io non lo vedo, dov'è? Remo, adesso ti faccio vedere. Guarda Remo, il motorino. È piccolissimo. Ma io gli ho detto che regalo un motorino. Non gli ho detto se è un motorino grande o piccolo. Li mettilo dentro al regalo, papà. Subito. Ma dai, non ci credo. Cosa sono queste altre cose? Ma lo decoriamo. Tra che il regalo sarà ancora più bello. Vedi i colori dell'Italia. Questo sarà l'ultimo. Elena nel suo regalo gigante dovrà trovare solo cartacce. Buttiamo anche questa. E voilà. Mettiamo anche queste, sono come dei salvagenti. Il regalo prende il volo. Più cartacce ci sono, più il regalo non si vede. Dai, mi fido di te. Comunque abbiamo cambiato location, non è vero? Sì, lo rendiamo più colorato. Ok. Vanno bene queste ultime cose. Metti tutto, metti tutto. Guarda anche questi. Tutto. Chiudiremo. Falli un bel sigillo. Faremo un altro qui. Lì cosa c'è dentro? Cosa ci vediamo? Adesso sì che ci divertiamo. Le bombolette sono. Adesso lo dipingiamo così. Iniziamo. Dai. Vengo uno scarabocco così. Mesciato. Devi passarlo più volte, mi sa. Guarda. Vai, vai, vai. Dopo è un po' tu, eh. Che colore hai scelto? Celeste. Guarda. Olè, bellissimo questo. Dai, dai, si vede di più del rosso di prima. Poi se mai ci scriviamo qualcosa sopra. Lo faccio il carrozziere, ripavo le automobili. Verniciavi la carrozzeria. Diventare celeste. Dai, mai sono stato più veloce. Però molti iscritti saranno contenti di questo colore. Perché? Il colore del Napoli. E quello di prima. Quello del Liverpool. Emo, guarda cosa ho fatto. Ho fatto un ottimo lavoro, mi piace tantissimo. Meglio di me solo perché il blu si vede di più del rosso. Come il cielo. Sopra facciamo di verde, eh. Vai, verde. La speranza. Non si perde. Bellissimo. Un prato inglese. Qui saremo più veloci perché non è grande come prima. Poi mi puoi verniciare la mia macchina.
Ecco che ci diamo il cambio. Penso di aver finito. Che ne dici di scrivere con questo color oro? Andiamo. Abbiamo finito di mettere lo spray, però manca ancora qualche scritta. Le metteremo qui davanti, abbiamo detto sulla parte blu. Bellissimo. N e A. Sta bene il cuore? Si vede bene anche la scritta. Direi basta così, altrimenti poi rischiamo di rovinarlo. Mettiamo il super fiocco. E qui il centro. Vai. Guardate. Sembra come un fiocco di quando sono messo io il vestito di carnevale. Adesso vado a prendere a Elena, va bene? Ti nascondi proprio dietro, vediamo. Ora ci sono. Ciao. C'è una sorpresa per te oggi. Quale sorpresa? Puoi vederla? Sì. Ma secondo te sarà uno piccolo o uno grande? Non lo so, infatti sono curiosa. Non sbirciare. No, sto tenendo gli occhi chiusi. Vai Elena, vai. Ancora più vicino. Ok, fermo. Girati verso destra. Un altro po'. Sei pronta? Uno, due, tre. Ma cos'è questo regalo? È gigante. Tutto per te. Cosa ci sarà mai dentro? Non ne ho idea proprio. Chi mi ha aiutato secondo te a fare questo regalo? Ha detto papà. E dov'è papà? Chiamalo, vedi, ancora esce. Papà. Però cosa si può trovare qui dentro? Ti do qualche consiglio. Ha due ruote. Una bicicletta. No. Come non è una bicicletta? Ci sono tante cose che hanno due ruote. Il monopattino. Già te l'ho regalato la scorsa volta il monopattino, quindi. Una moto. Scopriamo. Non posso dire niente, non so se hai indovinato o sbagliato. Curiosa Elena. Sì. Ecco il tuo regalo Elena. Guarda. Non è la moto. Che sei? Cazzi, cartoni. Elena, hai visto? Dai, ma io pensavo che fosse un regalo, vero? Io ti ho portato un bello scherzo. Questa è una sedia, Elena, almeno ti puoi sedere a Natale. Due sedie, guarda. Queste ci sono tutte cartacce. Vedi bene. Altri cartoni. Ecco il tuo regalo. Ma muto. È la patente per cioè, guidare. Questo è il mio regalo. E mi ha detto il motorino. Ma cosa ne devo fare di questo regalo? Anche se è in miniatura, però puoi guidare. Ma però io volevo il motorino, cos'è questo regalo? Perché non è un motorino quello? No, è un giocattolo. Tieni, io volevo il motorino vero, non questo. E ora a me me lo dai il motorino. Elena, ma è il tuo regalo. È un regalo fatto con i fiocchi. A casa c'è un vero regalo, l'ho fatto io questa volta. Veramente? No, più qui. Una macchina fotografica. E poi quando ritorni mi fai vedere tutte le foto che hai fatto in vacanza? Sì, aspetta, fammela aprire meglio. Vedi quanto è bella, falla vedere a tutti. Ma non me l'aspettavo così grande. Wow. Per me regalo. Ma Natale cosa mi sono i regali per me? Va bene, quindi sarà per una prossima volta, ok? Quindi un saluto da Remo. Bene. Come sempre, quindi ci vediamo in un prossimo video. Auguri di buon Natale, ciao a tutti.